Salve a tutti ragazzi e bentornati sulla rubrica del bidone dell'umido. E anzi, vi do, se il microfono me lo permette perché non sta fermo, vi do il benvenuto alla seconda stagione del bidone dell'umido. E per chi si fosse connesso adesso, se fosse un nuovo iscritto e si fosse perso la prima stagione, il bidone dell'umido non è altro che una raccolta di tutti gli indie più orribili che riesco a trovare. E badate bene ragazzi, badate bene, che gli indie io non li scelgo, li trovo. E anche casualmente, com'è che li trovo? Davanti a me ho la cartella con tutti gli indie salvati e tipo tavola Ouija, muovo il mouse chiudendo gli occhi, tipo lo sto facendo adesso, no? Oh mouse, mouse del terrore, quale gioco orribile mi toccherà stasera? Il cursore si è fermato su un gioco chiamato Record. Estrai la cartella. Eccoli, made with Unity, personal edition addirittura. Che è successo? Perché è andato in background? Non rispondo. Cosa? Oddio. Ok. C'è la cacca di arale gialla che si muove. Cos'è? Ah, è un cappello visto dall'alto. Usa WASD per muoverti. Sì, è un cappello visto dall'alto. Ci vuole fantasia perché... Ah, era un suino. Sembrava qualcuno sgozzato. È un incrocio tra un maiale sgozzato e un bambino che piange. Allora, è orribile questo suono. Togli. Allora, non posso fare nient'altro se non andare avanti. Non posso saltare, non posso correre. Ma scusa, eh. Ma è un suino sdraiato quello. Press K? Per lanciare gli oggetti K? Ma che K? Scusami, questo è un cerchio, ok. Quindi... No, aspettate, cosa ho fatto? Ho preso della roba grigia, l'ho lanciata al maiale, il maiale si è alzato e si è levato dalle scatole. Scusa, sembra un sasso, però quando gliel'ho lanciato sembrava un coniglio, non so se l'avete notato. Ok, non passare sui fiori. No, no, assolutamente nulla. Ok. Che è questa, la cuccia del cane? La cabina del bagno? Cioè, del bagno nel senso quello sulla spiaggia. Ma è arrivato... Che cosa mi ha dato? Che cos'è? Una torcia per dare fuoco a questa roba? Perché devo incendiare le capanne? Questo gioco non ha senso. Abbiamo completato il primo livello. Ecco, dopo aver incendiato le capanne, il nostro personaggio si mette seduto a osservare qualcosa di non ben definito. Un razzo che sta partendo, sì. Che c'entra con le capanne bruciate? Non lo so. Ma a parte questo razzo, sì. Allora, ha trapassato la nuvola. Ah, sì. Risorse rinnovabili, bla bla bla, va bene. Se non avrai successo, l'umanità sarà condannata. Va bene, va bene. 10 anni dopo aver bruciato le capanne.
La terra divenne piatta e confermò la teoria di secoli fa. Una scarpa volante passò obliqualmente verso l'angolo sinistro dello schermo e il nero inglobò il tutto. E siamo nello spazio. Ci siamo finalmente tolti il cappello di paglia. Press L per interagire. Ma chi è che ha fatto questi comandi? Da schiaffi. L per interagire con gli oggetti. È da prendere a nicchini nelle orecchie. Sì, stanno tutto a fuoco. Press C per guardarti intorno. Non ho abbastanza mani per giocare a questo gioco. Se io premo C con l'anulare devo premere A per girare a sinistra, con l'indice guardare a destra. Ah, sì, posso usare anche le frecce, però il gioco non te lo dice. To smoke can't proceed. Ok. Troppo fumo non posso procedere. Vabbè. Com'era? L per interagire o J? Un micino in vengono che ne ha più che i comandi. Fatti con le natiche. Aiuta, ci siamo bloccati nella stanza. Bloccati! Basta che fate il giro, eh. Ah, bloccati nel senso, in quel senso lì. Ignorali. E quindi? L? E ovviamente mi hanno risposto male. E dai, ci ho ripensato. Ora ti voglio aiutare, dai. Volevo solo vedere cosa succedeva. No, niente. Va bene. Che cazzo. Ma L per interagire. E no, non si interagisce. Quindi qui non si è. Sì. Ah, è il bagno. Dov'è il bagno? Dov'è il bagno? Cheat. Cosa è successo? Sono morto? Ho premuto la tastazione sul fuoco e è partito questa specie di filmatino. Un astronauta sta con le gambe storte e ragdollate che praticamente fluttuava e è finito fra le braccia della nostra protagonista. Sto soffrendo, chiede aiuto. Giustamente, se soffro in questa situazione, non so neanche dov'è un kit di emergenza, quindi pongo fine alle sue sofferenze. Sì, lasciate veloci. Ma sorride! Sta sorridendo! Sta sorridendo mentre gli criccava il collo col piede. E io cosa ho preso? Un coltello? Ok. Qua. Emergy Loud Coder 636. Ok. La scala di emergenza. Dov'è la scala di emergenza? Questa che è la cucina. Che sta a fare lì? Io ragazzi, le grafiche, la pixel art, non è che mi dispiace, ma quando è troppo pixelosa, tanto da non riuscire nemmeno a distinguere che cavolo è quell'affare lì, non è, per me non è arte, non è arte, semplice. No, o forse, ecco, è quella lì, però non mi ci fa andare. Ho lanciato l'oggetto attraverso il muro, però la porta non si apre. Ok, posso raccogliere gli oggetti per usarli in quale modo? Io lancio tutto di là. Ma che devo fare?
Sì, ma io devo andare là, ma se là non mi ci fa andare. Pezzo di merdoso, schifoso. Devo lanciare i pesi contro la porta a vetri, che l'avevo già fatto, e l'hanno trapassata la porta a vetri. E si rompe, perché ne dovevo lanciare tre, ma il terzo è laggiù in fondo. Quindi devo ricominciarlo, perché non ce n'è altri di robe pesanti da lanciare contro quell'affare lì. E non si può neanche uscire. Ti pigliasse l'accidente. Allora. Si lancia con K. E uno. E due. E tre. Allora. L 6. Oh, non va? No, devo mettere la mano lì. Da spararsi. 6 3 6. No, errore lo dice a tua sorella. A meno che non si è cambiato il codice. Ma era dall'altra parte. Ero nel centro di questa stanza. E lui qui spunta, cioè vola. Vedi che vola con le gambe storte che rotollano da sole. E spunta dal lato di questa stanza. Io ero nel centro. Dai, su, uccidiamolo. Forse dovevo prenderlo apposta perché c'è una scheda, un sasso, non lo so cosa, un coltello. Ah, era per aprire questa stanza. Ok, ah, 922, vedi, ha cambiato il codice, ok. Adesso almeno so cosa devo fare. E ora? E ora cosa succede? È una specie di scarabocchio che si sta mummificando nello spazio, rotolando. Viene zoomato all'indietro mentre si avvicina all'interno di un visore della testa di un robot, mentre qualcuno sta guardando fuori. Un'allenatrice dei Pokémon, probabilmente. Forse era la stazione che è esplosa. Perché giustamente... Oddio! Oddio, cos'è quella? Sì, ma perché io c'ho questo affare attaccato alla schiena? Sembra una texture tutta stirata. Sappiamo che le persone possono cambiare le cose in meglio, le people... Sì, è... Numenon? Che vuol dire Numenon? Sì. You chose to end the burn man's suffering by killing him a brutal way. Cioè, praticamente ho scelto di salvare solo me stesso e la gente è morta per le mie azioni. Lo sapevo già. Non hai i requisiti per questa missione. E se... Chi... No, che è successo? Pensavo si fosse chiuso il gioco. È un trip. È finito il gioco. Con questa musica fiera. Questo è il Recon, ragazzi. Io non so cosa ti... Thanks for playing, ma se 2 secondi prima mi hai detto così che ho fatto schifo a giocare, adesso mi ringrazi pure per aver giocato. Porti per... mi prendi per le natiche. Ragazzi, questo era Recon, un gioco che insegna praticamente che è un cappello che tira un sasso a un maiale. Ti dà la possibilità di bruciare dei capanni al quale poi ti portano a assistere a un razzo che ti fa vedere la visione del pianeta dall'alto e che la Terra è piatta, riconfermando per l'appunto la teoria, come dicevo prima, di secoli fa, e cui una scarpa vola verso l'angolo dello schermo. All'interno di questa scarpa c'è un'esplosione, non si sa come mai, ma c'è questa esplosione e noi possiamo salvare noi stessi o il nostro equipaggio. Una specie di forma non ben definita che fluttua nell'aria
dall'interno di una fiamma, mentre altre due, cioè uno è bloccato, l'altro lo tiene su il coso, quindi quell'altro può uscire benissimo perché si vede che quell'altro lo tiene su. E l'epilogo di tutto questo è che le mie azioni mi hanno portato a non essere idoneo per la missione. Quindi ragazzi, con questa conclusione noi ci becchiamo al prossimo video. Ovviamente mettete like, iscrivetevi, commentate, perché di questo su Di Ciumaio nella seconda stagione ce ne sarà sempre di più e sempre peggio. Quindi ragazzi, per oggi è davvero tutto e noi ci becchiamo al prossimo video.